Sfumo la sigla, lasciatemi mettere il link della live. Intanto saluto anche coloro che ci stanno seguendo in live. Un po' di problemi tecnici. Buonasera a tutti sulla live, buonasera a tutti anche sul podcast. Torno al mio controllo GoPro. Bene, via la sigla, blocco la musica. Ciao Paolo, ciao Diego, ciao Gabriel, ciao Stefano, ciao Lorenzo, benvenuto. Lorenzo, prima o poi dobbiamo concertare una trasmissione per quanto stai facendo col tuo podcast su Labyrinth. Io purtroppo non lo sto seguendo, ma sarei curioso di sapere almeno a grandi linee il contenuto, le cose interessanti che stai dicendo. Quindi Lorenzo, dobbiamo metterci in contatto. Bene, che dire, ieri avete visto che il Giannizio non è andato in onda. Perché non è andato in onda? Beh, il dopo raduno ha richiesto un pochino di impegni, tempo da recuperare per il lavoro, tempo da dedicare ai viaggi di ritorno, e quindi oggi apriamo la settimana. Annuncio che la diretta live e il podcast ci saranno oggi, mercoledì e giovedì. Venerdì purtroppo per problemi insomma di lavoro e similari non andrà in onda Giannizio, quindi la puntata SPI Forever è rimandata al successivo venerdì e non ci sarà nemmeno registrata in quanto non c'è tempo. Però queste tre prossime puntate sono molto succulente, hanno molti argomenti da analizzare. Vedremo oggi vi racconterò un po' il raduno, poi cercherò di analizzare con Gabriel, che è anche in linea con Gabriel, il volumetto che ho appena finito di leggere, e poi vi darò delle anticipazioni riguardo giovedì, l'argomento principale di giovedì, che sarà sulla prima guerra mondiale, esattamente Verdun 1916, un qualche gioco. Ecco, ne ho messo uno in evidenza, un gioco, una piccola scatola che ho appena ricevuto. Mi pare di aver già visto qualche immagine sul gruppo Casus Belli, ma ne parleremo ampiamente giovedì assieme ad altri wargame con, ciao Claudio, benvenuto, con l'amico Leonardo Meschiani. E domani torna la storia del wargame in Italia a cavallo dell'anno 2000, diciamo 1999, 2000, 2001. Abbiamo unito i tre anni in quanto non c'è molto da dire per quanto riguarda il wargame in quel periodo. Siamo veramente rimasti in pochi in quel periodo. Siamo sopraffatti dal mondo del computer game. Mi ricordo benissimo che anche noi giocavamo molto ai giochi di simulazione storica al computer, non avevamo mai abbandonato il wargame. Ma ciao Damiano, benvenuto. E c'erano anche chiaramente tutte le carte con Magic in testa che avevano dato certo un impulso all'entertainment da tavolo, ma purtroppo a scapito anche di coloro che potevano essere utenti possibili del mondo del wargame. Quindi domani parleremo anche di questo, diciamo, passaggio del periodo di crisi, di profonda crisi, che continuerà secondo me fino almeno al 2004-2005 e poi lentamente tornerà a far parlare di sé. E oggi, ecco, speriamo che la live mi tenga. Ho sempre dei problemi dal punto di vista internet in questi ultimi tempi. In ogni caso vi ricordo che i video mano a mano li metterò sul gruppo appena possibile, in maniera tale che potrete gustarvi, sempre che siate interessati, queste puntate del Giannizio Nero. Raduno Casus Belli. Allora, prima di tutto vi do le brutte notizie. Eravamo pochi, eravamo sotto le 30 persone, ma nonostante tutto vi posso assicurare che c'è stato proprio un gruppo coeso che ha giocato, ha veramente parlato di wargame e soprattutto abbiamo avuto la possibilità di svolgere un'asta, direi una delle migliori degli ultimi anni. Perché? Perché al nostro raduno c'è stato, secondo me, il wargamer per eccezione d'Italia, colui che sia da imprenditore ma poi anche da giocatore ha portato avanti questo bellissimo hobby, e sto parlando di Nando Ferrari. È stato un onore per noi, l'abbiamo premiato proprio la carriera, proprio perché sentivamo il bisogno di dirgli grazie, perché
Chi non è di questo mondo, di questo piccolo mondo di nicchia, sa benissimo che Nando ci accompagna fin dai primissimi anni Ottanta, quando leggevamo i suoi cataloghi, quando anche da giocatore andava in giro per le piccole convention. Lui, mi ricordo qualche piccola convention a Roma, ero piccolino, ma me lo ricordo ancora. E quindi diciamo che il nostro raduno piccolino è stato veramente impreziosito dalla presenza di Nando Ferrari, che ne approfitto per veramente ringraziare di nuovo. E poi, fra l'altro, io e Nando abbiamo fatto una partita, purtroppo non finita, a Stadium 42, due giorni, che non mi capitava da tempo di passare due giorni su una mappa di gioco, su un gioco poi valido dal punto di vista del sistema. Qualcuno mi ha chiesto: Mauro, ma lo critichi ancora? Vi ribadisco che, ciao Marco, che la mia critica è sempre costruttiva, ma il gioco piace a prescindere. Già ho detto che Stadium 42 per me è il gioco dell'anno 2020, quindi perché probabilmente è l'unico gioco di cui ho fatto due campagne e mezzo. E ho cercato di approfondirlo, ma mi dà quel sapore di wargame che spesso e volentieri non troviamo in altri sistemi. E devo dire che sono stati due giorni, tre giorni, d'accordo, venerdì non abbiamo giocato, venerdì ci siamo dedicati ad allestire e ad accogliere coloro che venivano da lontano, ma due giorni di wargame profondo che mi confermano che il mio primo amore è l'Hex Encounter, che continuerò a portare avanti fino alla fine. Ciao Loris. Quindi, ma non c'era solo Nando Ferrari a Latina. Prima di tutto ringrazio anche la colonna di Udine, il gruppo che da Udine ci ha raggiunto, e questo, signori, è veramente segno di amore. Parlo di Ronan Peschiani, di Tullio Scordilli e di Maurizio Milovan, che veramente ringrazio, in quanto si sono fatti un viaggio di quasi 1000 chilometri solo per stare con noi, per parlare di giochi, per giocare e partecipare all'asta. Quindi un grazie veramente grande, ma come ringrazio come al solito Wojciech e il figlio Rafal, la famiglia Zaleski che ci accompagna di Udine. Scusa Paolo, grazie, ogni tanto vado fuori giro, il podcast in diretta mi dice: Paolo, guarda Mauro che non sono di Udine, sono... eresia, ho detto un'eresia, lo ammetto in diretta, scusate. Ronald Peschiani, Maurizio Milovan e Tullio Scordilli, proveniente da Trieste, mi raccomando che anche loro hanno i nostri derby. Grazie Paolo, mi hai risparmiato una gaffa. Dicevo, la famiglia Zaleski, Wojciech e il figlio Rafal, che sono sempre, se ti sente Forni, sì, infatti Massimo Forni, scusami, la prossima volta sarò più preciso. Dicevo, si seguono sempre in ogni manifestazione, anche in queste più piccole, hanno portato i loro wargame, di cui farò una presentazione almeno di un paio, spero la prossima settimana, perché sono titoli interessanti che Voice, che è storico e allo stesso tempo appassionato e allo stesso tempo produttore, ha portato a Piana, li ha anche, diciamo, ha anche permesso a delle ditte di Roma di rivenderli, quindi li troverete sicuramente a Roma. Non posso fare pubblicità, ma sicuramente sul gruppo qualche amico cercherà di mettere l'indirizzo dello store dove potete trovare i prodotti di della ditta Zaleski, di strategia e tattica. Poi che dire, favolosa la partita di, ecco c'è Loris che mi sta ascoltando in diretta, di Loris Lucchetti e Stefano Valentini, la loro rivincita Russia Besieged, quest'altro altro bellissimo strategico del fronte orientale che richiama Russian Campaign con qualche chiaramente dettaglio in più, e il colpo d'occhio, che non so se avete visto le foto sul gruppo, il colpo d'occhio è veramente invidiabile. Ma poi c'è stato anche un bel tavolo di Britannia, appunto animato dai ragazzi di Trieste, e col nuovo, la nuova scatola di Britannia. Come non parlare poi di Massimo Ghirotti e Riccardo Vadalà, che hanno provato Last 100 Years, Walkie Races. Paolo Carraro ha tenuto un tavolo di Walkie Races, questo giochino con i famosi personaggi cartoni animati. Insomma, alla fine non abbiamo fatto solo wargame puri, abbiamo fatto anche questa sorta di giochi da tavolo a corollario. E poi Ardennes 1940,
giocato dalla famiglia Zaleski, dimentico Roads on Liberty giocato dall'organizzatore di questo raduno, che è anche organizzatore di Gioco e Storia, Paolo Ciarlo, con il grande amico e anche fondatore di Casus Belli, Antonio Cammarotto. Quindi tutto sommato eravamo pochi ma buoni, e l'asta è stato come al solito il momento clou. Avevamo raccolto in ogni caso 100 titoli, abbiamo iniziato un po' freddi, ma poi è salita di tono, sia perché c'è stato, diciamo, l'intermezzo di Nando Ferrari, poi abbiamo preso un attimo, ci siamo dovuti scaldare, c'è stato bisogno del warm up. Ho visto i primi 10 minuti, non ero nemmeno io tanto in sintonia, perché vedevo poca gente. Solitamente all'asta abbiamo 40-50 persone, ne avevamo solo 22, e 22 persone cercare di animare l'asta non è facile. Però vi posso assicurare che minuto dopo minuto, quarto d'ora dopo quarto d'ora, il ritmo è salito, e veramente poi è stata un'asta veramente soddisfacente, con, scusate il gioco di parole, con soddisfazione di tutti, perché ci sono stati veramente grandi, grandi affari. Poi ricordo che c'è sempre il museo. L'anno prossimo non cambieremo la formula, e dico a tutti, sperando che l'emergenza finisca, che c'è un bel museo da visitare pieno di mezzi militari, e soprattutto la zona immersa nel verde è qualcosa che vi farà trascorrere 3 giorni o 2 giorni in totale serenità. Marco Mengol mi diceva in diretta: avevo scommesso che avrebbe citato tutti tranne uno sportivo, mi ero messo sul tavolo blu apposta. Ecco, infatti Marco, ciao Enrico, ti avevo messo in lista e ci sarei arrivato. Vedi Marco, tu mi riprendi sempre prima del previsto, è vero. C'era anche la riuscitissima iniziativa di Marco Mengoli, che si sta dedicando a il non nostro, non wargamer, ma in realtà wargamer è, che si sta dedicando ai giochi sportivi. E ricordo che lui tiene il podcast dedicato ai giochi sportivi, c'è il gruppo dedicato ai giochi sportivi. Quindi Marco Mengoli ti ho citato, lo cito sempre, questa volta l'ho citato un po' più tardi. Ricordo che a breve Marco Mengoli inizierà il corso dedicato ai docenti della scuola secondaria superiore per quanto riguarda il board game, ma chiaramente mettendo sempre in ballo il wargame. È arrivato anche io, ciao Stefano, benvenuto. E ricordo poi, non c'è stata occasione, perché l'emergenza Covid ha tenuto lontano Giancarlo Ceccoli, che abbiamo fatto anche la targa per lui, per ricordare quanto ha fatto per il wargame italiano. E ha scritto un buonissimo libro sulla simulazione, ma soprattutto grande organizzatore di convention, in quanto anche nei tempi bui, di cui parleremo domani, è riuscito a portare avanti questo hobby, altrimenti forse oggi non staremmo qui a parlarne. Quindi grazie da Giancarlo di nuovo, come ringrazierò sempre Nando Ferrari, e avrò modo di consegnargli la targa più presto, oppure di spedirla. Comunque un segno di riconoscimento anche a Giancarlo Ceccoli. Bene ragazzi, adesso messi da parte questa sorta di convenevoli di questa presentazione, io vado a chiamare, vado intanto a rimettere la live, non so se sta continuando, spero di sì, vado a chiamare il mio opinionista del martedì, cioè Diego, in maniera tale che con lui voglio analizzare il libro, il piccolo libretto di Gabriel. Devo dire, io sono sempre abbastanza criticone, con luci e ombre, ecco, sto chiamando Diego, il nostro opinionista del martedì, e parleremo di questo manuale, leggerò, farò delle citazioni e magari ne discuterò con Diego. E ecco, aspetto Diego e poi parliamo del libro di Gabriel Cernuschi di Bergamo. Oh Diego, buonasera, applausi per te. Ecco, non ho ancora preparato gli applausi in diretta, devo cercare di fare qualcosa. E Diego, senti, oggi in realtà non abbiamo un argomento diciamo già prestabilito. Vi ho detto solo, io avrei citato qualche passo del volumetto per novizi e curiosi di Gabriel e magari ne avremo discusso assieme. Ricordo che Diego è un grande intenditore del periodo XVII-XVIII secolo, ma non solo, in realtà è un wargamer a tutto tondo come noi. E Diego, senti, oggi non avremo poi con noi
Fabio, l'altro opinionista, ma ci sarà sicuramente martedì prossimo con A Distant Plane, che, su cui vogliamo tornare per spiegare meglio le meccaniche. Senti Diego, tu sicuramente non hai letto il volumetto di Gabriel, corretto? No, già ne abbiamo parlato con Gabriel, perché su alcun... ho dato un consiglio, così mi aveva chiesto sulla differenza tra tattico, strategico, no? E quindi ne ho parlato con lui, abbiamo un po' parlato, però non ho letto l'opera compiuta. Guarda, io penso che, è chiaro, non siamo scrittori e penso nemmeno Gabriel, io poi sono sempre censore, ho l'impressione, anche Diego è docente, Diego, questa sorta dei docenti che valutano, noi ce la portiamo dietro per tutta la vita o sbaglio, Diego? Succede anche certo. A te? No, perché... Sì. Alla fine leggi e valuti, anche se nessuno te l'ha chiesto, no? Cioè, scusate, veramente delle volte succedono queste cose. Però io lo valuto come la premessa, io ti dico, Diego, la premessa che mette Gabriel è subito puntualizza, lui afferma, dopo un'introduzione, il wargame non è uno strumento atto a promuovere la guerra come sistema di risoluzione delle controversie. E poi lo ribadisce in un secondo punto, fa proprio un elenco di punti. Il wargame non è uno strumento finalizzato al culto della violenza sotto qualsivoglia forma. Il wargame non vuol diffondere ideologie di nessun tipo. L'utilizzo del wargame è da interpretarsi come strumento di diffusione culturale. Il wargame è un gioco e un hobby per alcuni, un lavoro per altri, penso ben pochi, però fa queste affermazioni. Quindi, ecco, Diego, noi lo diciamo sempre, però ecco, parliamone oggi, questo wargame, che io dico sempre c'è la parola war all'interno, ne parliamo spesso, ma è buona questa premessa, anche se francamente bisogna iniziare il libro con questa sorta di giustificazione. Mi sembra un po' sbagliato. Io non sto scrivendo un libro per esaltare il wargame, no, per giustificarmi. Tu cosa ne pensi, Diego? Sì, c'è sempre questa cosa, no, che siamo stati un po' indotti alla difensiva, no? E credo che Gabriel abbia scritto questo. Certo, perché lui magari non è proprio da tanto tempo che sta nell'ambiente e quindi si sente in bisogno di rimarcarlo. Sì. Però è una, cioè in realtà non serve a niente, ti dico perché. Perché per quelli che hanno il pregiudizio, queste cose qui non le toglie, anzi le alimenta paradossalmente, capito? Ecco, quindi la giustificazione io non la metto. Se volete leggere il mio libretto, leggetelo, se no andate dritti. Esatto, sì, cioè adesso io ho capito perché lui l'ha messa, capito? Certo. Anche per dire, no? Anche per novizi che magari non sono come noi dentro la cosa, ma cos'è questo wargame, eccetera. Però noi abbiamo voglia di dire è neutro, no? È al di là delle ideologie, però già l'essere neutro per la guerra è visto negativamente, capisci cosa ti voglio? Comunque cosa diciamo può essere usata contro di noi, ecco, diciamo così. E quindi bisogna semplicemente... è difficile a uno che ha pregiudizi, no, fare un discorso breve, bisogna proprio, no, ripartire da zero paradossalmente, e quindi in pratica, come dici te, la cosa che diventa poi, io occupo di questo, se ti interessa bene, no, e se no niente, ecco. Ma vedi, adesso Diego, io sono completamente d'accordo con te su questo punto, è chiaro che Gabriel sentiva il bisogno di giustificarsi, Vi ripeto, è umano, però per esempio adesso ho visto tutti giocare sabato e riporto anche l'esperienza personale, io mentre giocavo non è che pensavo alla violenza, a quante persone erano morte, ma a concentrarmi sull'ottimizzare la mia manovra per cercare di sopraffare l'avversario usando dei pezzi di cartone. Non è che fossi spinto dalla violenza o volessi rappresentare o ero contento di tutti quei poveretti giovani sovietici o tedeschi che morivano a Stalingrado. Cioè il wargame è strumento, io lo dico sempre, di formazione e di riflessione. La riflessione magari la fai prima e dopo, apri la scatola, leggi un po' la storia, durante giochi, ragazzi, scusate il termine che io sottolineo, giochi con delle pedine di cartone,
con una torre lanciadadi, usi delle pinzette e dei pezzi di cartone con una mappa e ti concentri non su fare più morti, ma nel cercare di ottimizzare quello che hai davanti per vincere. E questo non alimenta la violenza, forma la persona. O no, Diego? Non so se hai seguito il mio ragionamento, Sì. Sono d'accordo. Poi sai, uno può giocare per tanti motivi, ma già dire giochiamo, paradossalmente, sì, a quelli contrari è già quello il problema, capisci? Cioè, qualunque cosa diciamo, perché giocare dice, ma come giochi alla guerra, no? Ti metti nelle condizioni di dover, no, simulare una cosa che... Naturalmente è come, ma allora però essere coerenti, allora già scrivere libri di storia militare dovrebbe essere qualcosa di no? Un po' brutto, perché in qualche modo vai a studiare queste cose brutte, invece paradossalmente no, si fa il contrario, certo, assolutamente lecito. E lo stesso qui, ribadisco, siamo in una situazione che è difficile comunicare. Ciao Fabrizio. Vengono critiche un po' da politicamente corretti duri, diciamo così, perché ogni argomentazione è circolare, capito? Cioè lui ritorna al punto di partenza e noi ritorniamo al nostro, perché così purtroppo ti sto dicendo, sì, ormai si sta c'è sempre una cosinetta separazione nei presupposti, che è difficile il dialogo, questo è uno degli effetti peggiori. Questo però, Diego, è segno di maturità. Se io magari non apprezzo una certa opinione, un certo modo di fare, può darsi che magari invece se me lo presento in una maniera corretta, potrei cambiare la mia opinione, cioè cambiare l'opinione è sempre veramente segno di intelligenza. Ci sono quelli che no, sicuramente sono aperti, ma quelli già aperti in questo modo raramente fanno critiche preconcette, capito? Cioè fanno critiche più vaghe a quel punto. E poi giustamente tu dici giocare è una cosa di puro cosa intellettuale formativa, no? Certo, ma ne sono convinto. Per un altro modo di studiare la storia può essere, perché ci può essere, bravo, no? Sì, lo scopo di dire, ma vediamo un po' questa battaglia se poteva andare diversamente, perché noi abbiamo la cosa controfattuale in pratica, no? Noi giochiamo con la controfattualità, con i what if, no? Della vero storia. E quindi dici, ma vediamo un po' se a Vatter era possibile vincere, in che condizioni, o vediamo perché questa battaglia era già destinata, no, a fallimento. Sì, ma già quello che vorrei far capire, non è colpa nostra se hanno combattuto a Waterloo, cioè, esatto, è una cosa, comunque. E poi ci sono anche gli aspetti, no? Ma adesso ci sono anche gli aspetti positivi, ne sentiamo tra virgolette, della cosa militare, ad esempio la capacità dei comandanti, no? Di reagire a determinate cose, l'intelligenza strategica e tante, questo c'è, negarlo è sbagliato, che poi naturalmente c'è anche l'aspetto negativo delle morti, delle violenze, eccetera, è un altro problema, bisogna avere anche capacità di astrarre le cose, non è tutto uguale, capisci? Cioè, non è tutto una stessa cosa, ci sono vari aspetti. Noi non simuliamo mai con la forza brutta, perché proprio il tipo di simulazione del wargame, dicevamo tante volte, no, che la simulazione non riesce a prendere tutti gli aspetti della cosa simulata. Ecco, ad esempio, il wargame non prende di per sé la simulazione della violenza di per sé, chiaramente, come dicevi tu, perché non c'è tra i concorrenti, no? Vero. La violenza Siamo più che violenza i giochi di guerra, io ho notato alcune delle persone più pacifiche che io ho conosciuto, tra l'altro, nel senso ordinario. Non più che violenza è tentativo, ma tentativo pacifico di sopraffare l'avversario in quel momento, con cui poi ci vai a cena, però prima tenti di sopraffarlo, ma è quello l'aspetto formativo al wargame. Loris giustamente diceva online, Diego, giochiamo per sfidare noi stessi e per divertirci, sia che lo facciamo su Stalia 42, sia che giochiamo Power Grid. Gabriel, l'autore del libro, il fatto che giustamente non se ne possa più non significa che altri lo pensino, noi giustamente ragioniamo da addetti lavori. Paolo riporta la sua esperienza di addetto, non aveva mai avuto mai avuto problemi nella gestione del negozio prima, nella produzione e distribuzione, ma infatti poi alla fine insomma c'è una frangia, ma grazie a Dio si va avanti tranquillamente. Mentre Diego, Gabriel si arrischia anche lui, tenta, Gabriel nel suo libro tenta di catalogare molte cose, cioè tenta di prendere il concetto e spiegarlo proprio, è lampante il tentativo di puntualizzare, no? Lui dice, attenzione, con il termine gioco di simulazione storica identifichiamo
tutti quei giochi che cercano in modo più o meno approfondito di simulare e riprodurre determinati eventi realmente accaduti, possibili o probabili. Diciamo che a me questa affermazione mi sembra corretta. Tu la vorresti completare, Diego? No, ma mi sembra che naturalmente relativamente al mondo storico. Certo, no? Assolutamente. Infatti dice eventi realmente accaduti, io direi eventi storici. Della storia, chiaramente, sì. Sottinteso diciamo eventi della storia, ecco. Certo, quindi capisci bene che nei giochi di simulazione storica ci sono cose che non sono wargame, chiaramente. Certo. Perché ovviamente c'è simulazione economica, religiosa, politica, molti di quelli che noi chiamiamo wargame sono più giochi di storia, non giochi wargame in senso più stretto, anche qui si apre un problemone di definizioni, come sai, però diciamo che è difficile cataloguare. Wargame, capito? I Race Stand è un gioco di simulazione politico-storica, certo, generale, religiosa addirittura, ma non è una cosa di cosa militare. La cosa militare è un sottinsieme di giochi di simulazione storica, ok? Il sottinsieme che si occupa invece della guerra, soprattutto nell'aspetto militare, ovviamente. Quello che tradizionalmente chiamiamo wargame è questo, ecco. Certo. Si chiamano giochi politici, no? Quegli altri che simulano più altri, o economici addirittura. Sai che c'è, Diego? Ormai il mercato è talmente variegato che si fa anche fatica a trovare una catalogazione per ogni cosa. E io ormai sto veramente cercando di trovare una strada della semplicità. Cioè, simulazione wargame, tento di fare una sorta di... Sì, è un tuffo con doppio avvitamento tra wargame meno simulativo e simulazione, scusate il gioco di parole, più simulativa. Ma non è semplice, mi rendo conto che... Sì, ma quello è all'interno già di wargame, capito? Cioè, questa cosa che tu fai, giustamente... Per semplificare, I giochi di guerra, quelli più... che hanno più l'aspetto simulativo e quelli che tendono ad avere più, come dire, lo sfondo del wargame, no? Senza però pretendere una cosa strettamente simulativa. Credo che tu vuoi dire questo. Sì, ma vi ripeto, è difficile catalogare. Ricordo sempre, ecco, anche l'amico Riccardo Masini che parla di light wargame, ma in ogni caso ognuno cerca di catalogare, ma poi ci si rende conto che non è così semplice catalogare. Ragazzi, wargame... Poi, wargame a tutto tondo. Senti, invece, una cosa che Gabriel, che non è un grognardo, non è uno di quelli che giocava 30 anni fa, come non so, Diego, tu quanto hai cominciato a giocare? Io ormai mi comincio a sentire vecchio perché ho cominciato a giocare a 13 anni, ne ho 56 e 43 anni che gioco. Io avrò avuto 15 anni, Vedi, quindi abbiamo cominciato tutti dall'adolescenza. Comincio a sentirmi vecchio perché poi a metà anni 80, dai, io a metà anni 80, a metà anni 80, però è interessante questo perché già a metà anni 80 eravamo nel clou, probabilmente poi all'inizio degli anni 90 che c'è stata una leggera discesa. Poi c'è una cosa interessante, Diego, che mette Gabriel, perché inserisce un paragrafetto come lui la vede, come lui è entrato, quello che ha provato, come ha visto il movimento dall'esterno, perché essendo entrato tra gli ultimi cerca anche di puntualizzare. Questo secondo me è la parte più interessante perché lo afferma: il settore del wargame storico negli ultimi anni ha visto accrescere notevolmente i suoi ranghi, accogliendo un numero veramente cospicuo di curiosi novizi, chiamati da qualcuno nuove leve, vabbè, spine, rookie, green, mettetela come volete. Lui ha cercato di spiegare questa sorta di accoglienza e sottolinea una politica maggiormente inclusiva da parte di alcune associazioni, e scusate, qua ci mettiamo la nostra, ma mi fate dire una cosa per quanto riguarda la divulgazione. Noi ormai ci siamo messi in testa di divulgare da 10 anni, ogni tanto citateci, per dire, una rinnovata offerta ludica da parte delle case editrici che hanno deciso di puntare a un nuovo tipo di utenza, l'utilizzo del gioco di simulazione come strumento didattico e di diffusione culturale, la consapevolezza che il nuovo non deve far paura
e che nel 2020 è anacronistico ragionare con gli stessi schemi degli anni 80-90. Allora, io sono d'accordo con le prime tre affermazioni, certo, ma c'è stata ma l'ultima, no. Francamente, no, forse non è spiegata bene, perché quello che io vorrei dire a Gabriel, ma io lo dico da grande criticone, è che ci sono degli schemi base del wargame che poi si dipanano, che poi si differenziano, ma io continuo a parlare di tradizione e novità. Possibile mai che non riuscite a scrivere? Guardate che quello che si faceva 30 anni fa è valido, quello che si fa adesso è altrettanto valido, ma non bisogna dimenticare queste due spinte. O no, Diego? A te la parola. Poi sai, anch'io sono un vecchio grognardo, no? Non solo per da quanto gioco, ma anche come mentalità, perché non è solo di tutt'altro. Quindi tu sei siamo di parte. E anche di gusto, capito? Cioè, perché io credo che anche tra i nuovi ci siano alcuni che preferiscono i vecchi, cioè, non è, se no diventa veramente moda, capito? Ci saranno tra i nuovi giocatori alcuni che preferiscono quelli di tipo nuovo, e c'è tra i nuovi giocatori quelli che preferiscono quelli di stile vecchio, sarà una minoranza, però in linea di principio è così la cosa, perché sono cose anche molto diverse, lo sai bene, no? Certo. Dato questo ampliamento del mercato, sono cose che a me non piacciono proprio, capito? Non mi soddisfano, no? Come tipo di gioco. Allora preferisco giocare a uno che non è wargame, un gioco, un board game classico, capisci cosa ti voglio dire? Sempre. Ma se è questione di gusti, io quante volte hai visto anche con Masini, no? Discutiamo su cosa, no? Accettare come gioco, eccetera. E quindi io darei massima libertà, come? Massima libertà, sì. Prendere cose nuove, però così c'è la libertà di dire io preferisco quelli vecchi, perché deve essere simmetrica la cosa naturalmente, eh? Non è che i nuovi possono dire i nuovi vanno bene, i vecchi no, e i vecchi non possono dire il contrario. A quel punto accettiamo qualunque opinione, nel limite dell'averla detta in modo educato, no? Vedi, quello che io ho notato, ti ci metto anche te nel nostro gruppo, anche se hai qualche anno meno di me, Diego. Voglio citare Enrico, Sirola o Sirola? Uso Sirola, Enrico, che dice: ma l'unico che ha cominciato a 45 anni sono io. Enrico, che ti devo dire? Forse sì, forse no, ma l'importante è che tu abbia iniziato, quindi non c'è un'età, noi ce lo portiamo, non è che poi abbiamo giocato tutti i giorni per tutti gli anni, ci sono state delle pause, il matrimonio, il lavoro, gli impegni della vita, cioè non è che abbiamo giocato tutti gli anni, in ogni caso noi ne parliamo da quando abbiamo 13 anni. Guarda Diego, quello che dicevo io, allora ne parlo spesso con altri, che io sono aperto a tutti i sistemi, cioè se tu metti davanti un sistema nuovo ad aree, point to point, senza esagoni, io lo gioco. Quello che non vedo è che i nuovi, adesso parlo per sentito dire, poi magari vi darò poi magari le cifre. Sirola, grazie Enrico, diceva l'accento sulla O. Perché poi Sirola, ok. Dicevo, no Diego, quello che non trovo in qualcuno nuovo è che quando vedono il primo amore, ok, Love at First Sight, cioè il wargame Ask and Counter, lo rifiutano perché devono per forza dire che il nuovo wargame ha un'altra valenza. È in quello che mi trovo in disaccordo, perché io trovo una serata gradevole giocando a un coin, giocando a un sistema d'aree, giocando a Tank Duel, giocando anche a Walkie Race, ok? Ma ovviamente il mio primo amore è l'Ex Encounter. Io vorrei far capire a quelli cosiddetti nuovi che non c'è un passato, un presente, un futuro, c'è un movimento fatto di varie variabili, di varie spinte. Quello vorrei far capire. Capito quello che ho inteso, Diego? No, certo, è quello che dicevo io prima, no? Che chiaramente non bisogna avere pregiudizi né da un lato né dall'altro, nonostante poi uno dice no, questo per me non mi piace l'ex encounter perché lo trovo. C'è stato anche un intervento, ti ricordi un po' di tempo fa, no? Sul
sul sito Facebook del Casus Belli, che anch'io ho risposto, perché sembrava ogni tanto uno spirito, ormai c'è la cosa di superiorità dei nuovi che dicono i vecchi robaccia, ingiocabile, capito? Ma io dico anche a quelli vecchi, cioè chi gioca a giochi complessi ex encounter non è che deve dire a quelli che giocano a Tank Duel tu non capisci niente, no, guarda, anzi guarda che c'è oltre Tank Duel, per farvi capire. sì, anche quello, no? Cioè, di avere, ribadisco, uno può giocare a quello, è chiaro che uno gioca a quello che gli piace, se non gli piace l'ex encounter non è che possiamo obbligare a giocare all'ex encounter, però gli piacciono dei wargame più leggeri, chiamiamoli come vogliamo, va benissimo, come il contrario, no? Ci sono alcuni di noi che guai andare oltre gli anni 90, no? Perché già lo faccio, no? Ma comunque... va bene anche loro, capito che cosa ti voglio dire nel bambino, sì. Finché no non diventano offensivi nei confronti di altri, perché vietare a uno, gli piacciono i giochi classici, non i nuovi, va benissimo, no? come il caso contrario, di cercare il più possibile di argomentare, ecco la cosa, argomentarla, sì, pregiudizievole, no? Perché comunque, perché Diego, c'è una carambata, Rolando Vida, ragazzi, io batto tutti, ho iniziato all'età di Mauro, cioè abbiamo uno che ha iniziato, io sono ben contento, perché potrebbe essere l'hobby dei prossimi 50 anni tuoi, Rolando, ha iniziato alla mia età, 56 anni, a giocare a Wargame, meglio tardi che mai, sta scoprendo un mondo, ma sta scoprendo, sì, un mondo, sono contento. Come dice... Loris de gustibus non astitandum, ed è vero, come sì. Dicevamo, no? Uno preferisce, però quando poi si danno giudizi allora vanno argomentati, capito? Se vanno oltre del dire io preferisco questo, che questo nessuno gli può dire niente, però quando si comincia a dire che sono scemate ingiocabili queste, allora devi giustificarlo, non basta l'affermazione, però... Sì, si sta creando un po' di attrito, responsabilità di tutte e due le parti probabilmente, come sempre, sai, no? Quando ci certo, ma infatti Diego, Marco Mengoli che cerca... Non so se hai letto l'intervento di Marco Mengoli, no? Sembra di sentire parlare vecchi amanti di cinema e di musica, lui è sempre, vuole fare sempre, in realtà non è diplomatico, ma lui vuole sempre far vedere che quello al di sopra è il filosofo, ma dibattito generazionale, ma ben venga, però il gruppo non deve essere frazionato a causa di questo dibattito generazionale, ecco la cosa brutta che a cui uno potrebbe assistere e che non vogliamo, soprattutto all'interno del gruppo Casus Belli. Perché se veramente noi cerchiamo di diffondere, non vogliamo nemmeno separare e dividere. Delle volte, ragazzi, non è che ci possiamo amare tutti, delle volte ci si divide per forza di cose, però ecco, veramente ben vengono tutti quelli che vogliono giocare a Tank Duel, ma anche a Risico, perché, scusa Diego... Però io, non l'hai nominato. Allora, ti ho stuzzicato, ti ho stuzzicato. Sì, mi hai stuzzicato. Voi vi divertite un sacco a stuzzicarmi, ma Undaunted. Sai che c'è? È la solita storia, io continuo a dirlo. Io non l'ho bocciato come gioco, ma come simulazione non ha senso. Allora, ma tu vuoi giocare Undaunted? Guarda che io sono pronto pure a giocare Undaunted con uno che dice ho giocato solo Undaunted. Vabbè, giochiamo. Però qualcuno non capisce che io non lo dico per criticare colui che ha creato Undaunted, no, lo dico solamente per... Guarda, c'è una bella differenza fra una simulazione e un board game che strizza l'occhio alla storia. Capito quello che intendo? Cioè, tema storico in senso... Assolutamente, ci mancherebbe altro. Poi non è che noi veramente usiamo il lanciafiamme, anzi... Però, Diego, giustamente, e io lo dico sempre, le peculiarità del nostro gruppo, che è nato in una certa maniera, devono essere almeno preservate, non difese, ma preservate, che sono due cose diverse. Senti, Diego, mettiamo da parte questa bella considerazione e al punto 5, Gabriel, o meglio al capitolo 5, ricordo che il volumetto di Gabriel è di 56 pagine e lo trovate sicuramente, basta contattarlo, lui ci ha dato 15 copie e ne abbiamo vendute alcune, Gabriel, secondo me, e questa è una critica che faccio
ma poi alla fine non entro, ma la casa editrice, un volumetto di 56 pagine, 12 euro, mi sembra un po' eccessivo. E rapportato a, ma è chiaro che un privato, io capisco anche però che un privato che pubblica ovviamente ha dei prezzi più alti, quindi da elogiare questo tentativo di Gabriel di fare un volumetto, presumo a spese sue, per la divulgazione. E quindi sempre i miei complimenti, però forse il prezzo di partenza è un po' alto, e questa, come al solito, opinione personale. Poi Diego, Gabriel si lancia, Gabriel fa affermazioni nette, no? Prima fa proprio la fine dell'era dei giochi di società e l'inizio dell'era dei solitari, quindi introduce questa parte che adesso il periodo è anche molto prolifico dal punto di vista dei solitari. Parla delle applicazioni culturali Wargame. Gabriel, ci potevi citare perché citi tutto tranne quello che si fa a scuola, ma dal punto di vista proprio di quello che facciamo con Wargame School da tanti anni, però ti perdono Gabriel in diretta. Mentre il capitolo interessante è quello: quale gioco mi consigliate per cominciare? Ecco, tu Diego lo vedi il gruppo, no? Ogni tanto arriva quello nuovo e dice, chiedo sempre. Quando leggo la domanda che cosa mi consigliate per cominciare, io leggo, sto zitto e dico ecco qua, è finita, perché poi alla fine 40 persone... Il nostro mondo ha un pregio e un difetto allo stesso tempo, offre tanto, e quindi ovviamente 40 persone danno 40 titoli diversi. Non so se ci avete mai fatto caso. Non sono titoli, ma proprio strutture di gioco, tutto il contrario di tutto. Perché è bello che tutti si prodighino a consigliare, il problema è che quel poverino che ha fatto la domanda, ma è colpa sua però, perché ha fatto una domanda un po' generica, ragazzo mio... Fammela precisa. E una cosa che... Io capisco quello che inizi a dire, cosa mi consigliate? Perché entrando appena noi possiamo dire, specifica, difatti è la tipica domanda che viene fatta, di che epoca, a che livello è questo qui? Ma in effetti, Diego, guarda, io se adesso entrassi semplicemente in un gruppo di giochi da tavolo, non di... Anch'io farei la domanda, sentite, ma... Quali sono i giochi a tavolo che consigliate? E sicuramente sarai investito e farei fatica. Magari il wargame è lo stesso livello, quello che vede 10 foto di 10 giochi completamente diversi, già lo destabilizziamo dall'inizio, perché anche colpa nostra, cioè vede 10 foto di 10 sistemi diversi, lo so, mica è colpa nostra se le case si sbizzarriscono a offrire titoli. Invece Gabriel cerca di puntualizzare. E vediamo in che modo potremmo evitare una domanda povera come quale wargame mi consigliate per iniziare? E lui fa un invito al lettore, cioè dice però falle queste domande, o meglio, se tu vuoi aiutare il tipo, magari comincia da quale epoca storica vorresti giocare? Questa prima domanda mi sembra un pochino difficile, o no Diego? Però ci può stare, non dipende, lo so, dimmi. Capisci cos'è? Dipende da, come sempre, dipende da chi è questo novizio, diciamo, capito? Perché può essere un novizio che viene dai giochi, sì. E allora forse è una domanda un po' hard questa, no? Hard in senso difficile, dura, invece se viene dalla storia è invece una domanda molto sensata, capisci? Perché se uno gli dice oh, mi interessa molto di storia e vorrei un po' giocare alla storia militare eccetera, allora è sensata, no? Perché dici dimmi un po' il periodo che preferiresti. Invece uno che viene dal gioco generale, forse hai ragione che è un po' forte come domanda, no? Però ci sta, io direi. Sì, in effetti è troppo per trovare il pelo all'uovo, però senti, ma c'è un periodo che ti ha particolarmente ispirato? Esatto, diciamo no, che ci sta. Intanto ne approfitto, Diego, per citare un intervento che ha fatto Marco, che è molto intelligente. Ma sarebbe bello se imparassimo a distinguere non tra vecchio e nuovo, ex non ex, ma tra fatti bene e fatti male. Ma anche in questo, fatti bene, simulativi, non è così semplice. Io sono d'accordo. Riusciti o non riusciti, ha ragione per me, assolutamente. Ci sono degli ex encounter terrificanti.
terrificanti, ne dico come realizzazione, come gioco, e però hai ragione anche tu nel dire riuscito in che senso? Perché la vera disputa non è tanto, capito, sul gioco venuto male che ci ricordiamo sia X Encounter che l'altro, ma quali sono gli obiettivi del gioco? È questo che complica tutto, perché per esempio io voglio una simulazione, una cosa che non è simulativa non mi interessa, capito? Quindi può essere un gioco stupendo nel regolamento, no? Con idee nuove, eccetera, però non mi fa sentire di fare un gioco di guerra simulativa e quindi non mi interessa. Viceversa, un altro, di fronte a un bel gioco simulativo, eccetera, dice, sì, ma che regole un po' faraginose, un po', e quindi capisci che di nuovo torniamo al punto a capo. Bravo, torniamo all'inizio e torniamo a parlare di aspettative personali. Esatto. Cioè poi le nostre scelte sono ovviamente pilotate dalle nostre aspettative. Tu la pensi come me, Diego? Se non è decentemente simulativo, sì, è un giochino, ma è quello che capita a molti giochi da tavolo a sfondo storico. Si definiscono wargame. Che sicuro posso ammettere, senti, che un gioco, che hai detto giochino, no? Un gioco che a me non piace perché è troppo scarso il lato simulativo, sia molto più riuscito di un Action Encounter che a me piaccia come gioco, capito? Ma ecco, cioè, perché io lo ammetto questo, concettualmente, però preferisco lo stesso, quello è riuscito peggio, ma più sì. Simulativo, capisci? Sì, è vero. Qui è proprio una differenza radicale, capito? Qui ragazzi, torniamo, ti ripeto, torniamo al punto di partenza, seguite le vostre aspettative e poi queste, insomma, queste disquisizioni noi le facciamo, però poi bisogna cogliere quello che tratta il gioco da tavolo a sfondo storico come solamente un gioco da tavolo e non come noi che vogliono qualcosa di più, e questa poi è la grande differenza. Ma sì, io dico, dico sempre, in uno è più importante la bellezza nel gioco diciamo board game, insomma, anche se a sfondo storico il bello è le regole che funzionano, le regole, no, interessanti, nuove, eccetera. Invece nel nostro obiettivo è un altro, le regole colgono bene quello che intendono simulare? Quella è la domanda fondamentale. Sì. Ecco perché giochi che sono anche riusciti male, scritti male nelle regole, con dei buchi, però riteniamo che siano dei bei giochi tutto sommato, anche se c'è da metterci le mani, perché veramente ha colto un aspetto fondamentale, e questa è proprio una frattura così rigida tra i giocatori che è difficile colmarla, hai capito perché? Cioè io ti ammetto che un gioco con buchi di regole, scritto male, possa essere un ottimo gioco ai fini simulativi, con buone idee, con buona ricerca storica, che ha colto degli elementi fondamentali della simulazione, però gli altri direbbero, ma chi se ne frega se poi è un casino regole, non le capisco, ho dei buchi, capisci cosa vuoi fare di fronte a queste cose? Vero. Se non prendere atto della differenza. Diego, Marco oggi partecipa alla discussione e adesso no, Marco ci dice che il game design sta ai giochi come la critica letteraria sta ai romanzi, se torniamo al soggettivo puro distruggiamo anni di studio e lavoro. Soggettivo. E infatti diciamo che è una middle way, una via di mezzo, perché poi alla fine, scusate adesso Diego, se uno gioca un sistema che funziona, magari può dire che non è simulativo, però gli piace e quindi è oggettivo, cioè a me non piace, però guarda, trovo che il sistema funziona, è lì l'affermazione. Esatto. Non totalmente soggettivo. Arbitrario, Volevo dire relativamente ai nostri fini, ma non vuol dire soggettivo, perché dato quei fini, io credo che oggettivamente si possa dire che un gioco è peggiore di un altro, capito? Quindi non volevo affatto dire puramente soggettivo, però volevo dire che rispetto ai nostri obiettivi, no? Io credo di poter valutare un gioco che a me non piace ben fatto, perché per i suoi obiettivi no? Ha fatto un egregio lavoro, ecco. Certo. Su questi io non ho dubbi. Senti Diego, poi la seconda domanda mi fa quasi sorridere: quali fazioni vorresti che fossero coinvolti? Teutoni, francesi, maori, finlandesi, argentini, vabbè, insomma, lui lo mette come secondo, penso che sia nella pletora di domande da porre, però vabbè, veramente io non l'ho mai chiesta la fazione.
nel luogo, magari io passerei, lui poi fa tipologia di scala, tipo di plancia, tipo di segnalini, dimensione dell'unità, la qualità grafica e cromatismo sono un limite, la corposità del regolamento è un limite. Se c'è la traduzione in italiana, spazio occupabile e tempo a disposizione. Mette queste varie domande, qualcuna sì, qualcuna potrebbe anche portare colui che sta cercando a un'ulteriore riflessione e non finisce più, poverino. Cioè, Ecco, gli questo incasiniamo la immagino a un vita. certo punto. Sai cos'è che ultimamente servirebbe quando ti chiedono un gioco introduttivo? Avere anche un po' di, per cominciare, non introduttivo, diciamo per cominciare, avere un po' anche di giochi classici Hex Encounter, perché ce ne sono, eh? Invece adesso tendenzialmente si comincia a escludere a priori l'Hex Encounter. Hai notato questa cosa, Sì, eh? Che si vero. comincia a escludere a priori l'Hex Encounter tra le cose da introdurre, invece non è vero, perché sono Hex Encounter che con un minimo, certo, se uno non vuole è un minimo di, no? Di, come dire, di lavorare un po' con concetti un po' astratti, però ci sono pieni di Hex Encounter che sono giochi con poco numero di pagine assolutamente giocabili. E credo che qui dobbiamo un pochettino, Qui, tu, Diego, sai che c'è, vecchio Diego? grognard, eh. Qui siamo anche noi. Io personalmente. E che potrei farlo se mi capita di rispondere a una domanda del genere, è difficile, molto difficile, che il mio primo consiglio sia un hex encounter, il secondo, ma mai il Sì, però può primo. essere anche il primo. Noi abbiamo cominciato con quelli e non è È che siamo più vero, è vero. intelligenti dei, voglio dire, anche con giochi molto hard, voglio dirti. E quindi non vedo perché un gioco di quelli non con tante regole, ok? Non troppo difficili, ma quelli classici che hanno dato, no, la base non possa essere consigliato anche oggi. Ci sono Sì, ma infatti sicuramente, vedi, no? guarda Diego, sono d'accordissimo e io prossimamente se mi trovo a rispondere a qualche domanda Bisogna un lo po' farò rispondere più con, sì. perché per non diluire troppo il nostro mondo che si sta diluendo, ma giustamente, però qualche hack and counter tipo la serie standard di Dinesig o anche ultime proposte che ne sono uscite diverse, ecco per esempio adesso lo faccio vedere anche in diretta, Verdun 1916, un altro titolino che ho appena comprato per presentare Verdun, sono giochi che permettono in un tempo veramente ristretto, rispettando o meglio studiandosi quelle che sono le regole tradizionali wargame, di rappresentare Verdun 1916. Marco Mengoli dice standing ovation per Diego che parla di classici, prodotti che hanno superato le epoche, gli Asimov per chi vuole iniziare con la sci-fi, i King per chi inizia con l'horror. Marco Mengoli stasera è scatenato, Diego, È scatenato. cioè, Sarà perché ha conosciuto il mio amico Stefano. Ah, è vero, è venuto. Ecco, mi sono dimenticato di citarlo, Diego, che è venuto Stefano di Pisa, correggimi se sbaglio. Che In abbiamo realtà è di parlato. Spezia anche lui, ma vive a Pisa adesso. Sì, Spezia è di origini, ma vive a Pisa. Però sono stato molto contento di conoscerlo. Abbiamo parlato È un bravo, brevemente. sì. Praticamente, da quant'è che opera come wargamer, Anche Diego? lui tanto, anche lui Tanto, eh? tanto. Anche lui credo che abbia comprato dei giochi dei grandi quando era tra liceo, fine liceo, inizio Comunque era università. Sì. contentissimo, Diego, era veramente Sì, ma l'ho contentissimo. sentito anche prima. Gli ho detto che avrei parlato stasera, era molto contento di averti conosciuto, perché poi gli raccontavo di tutti voi e finalmente hai identificato tutte le persone di cui parlavo, ecco. Sì, purtroppo, ecco. Ronald, tu, il non wargamer, Sì. unpunched, Sì, il non wargamer è da evitare come, veramente come il veleno. Ma dicevo, purtroppo c'erano poche persone e già tanto siamo riusciti a svolgere il tutto, Comunque, veramente. sì, no, è stato contento, devo dire anche. Poi ho acquistato tanti giochi durante l'asta, ecco. Sì, l'asta nonostante tutto l'abbiamo fatta, Diego, il che è stato un evento, veramente un evento E poi gli incredibile. avete dato anche gli altri della serie Weltkrieg perché aveva preso Italian Front, allora avete detto Sì, dai, bravo. recuperala Allora, tutto quello che ha preso Italian Front. beh, comunque ha preso un bel sistema della Sì, Prima Guerra io ce l'ho tutti, Mondiale. io
piacerò a tutti. E un ottimo acquisto, un ottimo acquisto, poi veramente apprezzi chi ha partecipato all'asta, ha fatto degli acquisti incredibili. Poi c'è Rolando, lo cito così almeno oggi faccio partecipi anche chi ci sta ascoltando in diretta. Rolando Vida, come ho già detto ho iniziato da poco, ma faccio molto fatica ad avvicinarmi a qualcosa che non sia graficamente un ex encounter. Marco, sì, ma rischia di sapere di vecchio, King è abbastanza paraci da aprire le porte a un mondo enorme, se li fai partire da poco rischiano di scappare con le mani sul sedere. Vabbè, Marco oggi è scatenato, cita ovunque. Comunque, per completare il bel libricino di Gabriel, poi giustamente Gabriel cerca di puntualizzare tattico, operazionale e strategico, perché spesso e volentieri qualche nuovo fa fatica a capire termini che per noi sono scontati. Sai una cosa? Su questa cosa ti voglio dire una cosa curiosa. Ho notato spesso che molti credono che questi termini siano dei wargamer, nati nel wargame, ma sono nati invece nelle cose militari, eh? Certo. Molti credono che questi termini sono grande tattico, che siano invenzioni di catalogazione dei giochi. No, vi devo dire, come ho scritto anche nel sito, che questi sono termini utilizzati dagli studiosi militari dal 700 al 900, poi che noi li usiamo in un senso particolare, come sempre, no? Li riadattiamo, eccetera. Però sono tutti termini presi dall'ambiente militare. Vero, bravo per l'autorizzazione. Poi c'è una citazione, non so se è di Gabriel Dixit: il mondo del wargame è per tutti, ma il mondo dei giochi di simulazione non è per i pigri. Cioè Gabriel, diciamo, identifica questi due livelli, no? Che se vuoi approcciare il mondo della simulazione più in profondità, beh, ti devi mettere un attimo a studiare, certo, e devi applicarti un po' di più, non è che puoi farlo tutto in 30 minuti. Questa è una puntualizzazione che mi piace. Poi c'è qualche errore di battitura sui titoli, Ira Stand scritto con la E, però vabbè, insomma, questo magari nel momento in cui l'hanno riportato hanno sbagliato nel riportare il documento. E poi fa una panoramica, Diego, delle aree, dei sistemi ad aree, sistemi point to point, cerca un attimo di puntualizzarli, ma è chiaro che Gabriel mette sempre titoli che lui ha conosciuto negli ultimi 4-5 anni, chiaramente, ma è evidente. Però sai che c'è? È molto utile questo, anche per noi, per me, per noi, perché delle volte citiamo dei titoli di 20 anni fa e non ci rendiamo conto che titolo è questo, qualcuno dice, no? Non ci rendiamo conto che per qualcuno è veramente una citazione senza senso, un titolo senza senso, e questo dovremmo tenerlo in considerazione. Cioè, anche se tu proponi un ex encounter, e spesso sbagliamo anche, qualche volta sbagliamo, devi prendere l'ultimo titolo, non quello di 15 anni fa. Quel poverino, se no, magari va pure a cercare quel tizio. Io cito spesso. Però voglio dire, un gioco da serie Standard Combat, no? Sì? Della Gamers prima, quello secondo me fa benissimo. Assolutamente. Alla cosa. O quelli della serie Foglio, no? Alcuni almeno. Quelli secondo me sono i più indicati anche dal punto di vista del prezzo. Cioè, quindi sono giochi che non pretendono, no, come dire, no, di essere lì per simulazioni, già, le simulazioni definitive. Però ti danno una buona cosa, no? O del napoleonico, forse quello già un po' più, ma quelli che derivano da Last Battles, no? Napoleon's Last Battles. Sì. Ci sono in tutte, non dico la battaglia, di cominciare con la battaglia, sul tattico napoleonico. No, però, magari tu Diego saresti capace, Tu Diego saresti capace di proporre il sistema Battles Age of the Reason a qualcuno, tu saresti capace, perché come inizio. Sto scherzando, ovviamente. Neanch'io. No, anche se però una volta noi introducevamo anche su quello, questo è paradossale, Spesso molti hanno cominciato con, no, la serie della battaglia, negli anni 80. Ma certo, cioè abbiamo cominciato da giochi complessi e avevamo pochi anni, per dire che non è uno sforzo, diciamo, insomma, intellettivo non incredibile. Però credo che lì
interesse della storia sia necessario, perché capisci che se c'è una cosa così complicata, te ti deve piacere, perché deve piacere una cosa complicata, eccetera, rispetto a una più agile, magari fatta anche meglio graficamente? Vero. Perché vuoi approfondire la cosa storica, se non c'è motivo di complicare, la complicazione fino a se stessa è una scemata, siamo d'accordo con però quando c'è, se è fatta bene, è perché ti vuol dare maggiore, no, dettaglio storico. Se non ti interessa quello, capisci che crolla tutto. Direi di sì, crolla una colonna portante, sì. Beh, senti Diego, carambata, Stefano Valentini, parlando di titoli che non esistono più, ce l'ha solo lui questo, ce l'ho pure io comunque, ho appena ricevuto Chaco GDW 1973, credo che non ci sia molta gente a cui interessi quel conflitto, ma va... Bolivia contro Paraguay anni 30, io infatti è una storia che voglio veramente simulare da 30 anni, no, non è vero, però Stefano, rispetto l'interesse di Stefano. Questo è un altro mondo, capito? Sì. È vero, è per sì. Un altro mondo che Stefano si esalti per la guerra, no? Sì, ma è vero, ma è contento come un bambino, è contento come un bambino, e questo è il problema, ma comunque... Ma è giusto così. Ma in effetti noi siamo contenti per dei titoli veramente improponibili, però ritorno alle aspettative personali, e quindi benvenga Chaco della GDW 1973. Per concludere, uno degli ultimi capitoli, poi ecco Diego, Gabriel cita capitolo 3, i ponti, paragrafo 11, i ponti tra Board Games e War Games, fa una serie di titoli ultimi usciti, cita Down in Flames, Warfighter, In Magnificent Style, A Battle Line Medieval, Command and Colors, Night Fighter, Tank Duel, Benzo Brothers, Phil Commander Rommel, fa una serie di citazioni che sono comunque titoli che appartengono all'ultimo lustro, agli ultimi 5-6 anni. Twilight Struggle però, ragazzi, non dimenticate, Twilight Struggle invece va in giro ormai da 16 o 17 anni. Quindi poi alla fine... È ancora in commercio comunque tra Twilight Struggle. Io penso che sia veramente un successo commerciale dei migliori degli ultimi 20 anni. È arrivata la 7ª ristampa. Poi per concludere, i Counters, c'è una citazione di Gabi, i Counters, non chiamate le tesserine, e in effetti sì, è brutto chiamare, ma c'è qualcuno che le chiama, la mia suocera le chiama tesserine, mia moglie nemmeno, non si azzarda, ma la suocera sì, in senso proprio di disprezzo, cioè, tesserine, queste tesserine, qualcuno dice ancora giochi con i soldatini, quando vedono che giochiamo con i blocchetti, stai giocando con le biglie a buttare giù i blocchetti, ho sentito queste cose, quindi ecco Paolo Carraro che corre in difesa di Stefano Valentini, la moglie di un mio amico del Paraguay e quel gioco lo hanno, vedi Paolo rimarca che ci sono persone che vogliono giocare a Chaco 1973 stasera, tutti a giocare Chaco. Non ce l'avete? Andate su Board Game Geek, stampatevi le immagini e giocate a Chaco con Stefano Valentini. E Gabriel, anche io le chiamo tesserine, anche Gabriel ha confessato. Gabriel, quando hai smesso di chiamarle tesserine? In quale anno? E poi vabbè, Gabriel fa una bella cosa invece, alla fine lui torna agli antichi amori e mi dice e mi fa un elenco del vocabolario tipico del wargamer: la zoc, la fog of war, lo stack, rinforzi e rimpiazzi, supply, l'iniziativa, l'overrun, il morale, il combattimento. Come vedete, poi alla fine Gabriel, dopo aver fatto tutta la sua bella storia, dice questo è il vocabolario, però esatto, è fantastico. È fantastico, mi fa tutto il libro, poi dice guardate però che questo è il vocabolario di partenza, e questo ti voglio bene Gabriel, perché poi alla fine datemi il nome dell'autore dei due libri di compendio, i primi due libri di compendio del Wargame internazionale, Palmer, Nicholas Palmer, correggetemi, Palmer, che ha fatto Wargames e poi ha fatto il secondo volume, che lui parte proprio col vocabolario base del wargame. Poi cita anche i Monster Games,
Riporta i megagame, parla di advanced squad leader, parla di coin, la genialità, parla di sistemi, insomma, cerca di Per uno fare una che sorta, secondo me, l'obiettivo l'ha raggiunto, ha dato una panoramica, non è un volumetto che entra nel dettaglio, cerca di no, solo per dare. introdurre Sì, proprio a e nuovi, secondo no? me questo volumetto serve. Poi addirittura, udite udite Diego, capitolo 7, la simbologia NATO. È che è fantastico questo. Con tutte le Abbiamo cose del. parlato di giochi, parte dal risico, però dopo si torna sulla retta via, ti sto prendendo in giro, Esatto, e e mi si va fa con. utilità, simbologia, base di NATO, e li cita tutti, fa un ottimo lavoro, squadra, plotone, compagnia, battaglione, reggimento, Certo. e questo serve. E poi conclude utilità, alcuni eventi sul territorio, alcune associazioni attive, e ringrazia tutti coloro che hanno, diciamo, dato il loro contributo. E mette anche, dimmi Diego. Dì la verità, Mauro, che se non vedi un simbolo NATO in un gioco della seconda guerra mondiale, cominci Ma a starci il guarda, naso. molti delle, hai visto cosa succede in qualche gioco che usa i simboli NATO? Ti dà anche l'alternativa della silhouette. Però quella silhouette, noi, ma questa è un'abitudine, ormai sei abituato a vedere quella sorta di ovale e quindi la silhouette non ti cambia la vita, ma forse noi li vogliamo di più quando sono a livello tattico, quando sono a livello, ecco, operazionale o strategico. Non ci facciamo tanto caso, anche, forse li troviamo anche fuori luogo, perché in uno strategico non ha senso riportare la simbologia di un singolo carro, perché lì si parte di unità da corpo d'armata e d'armata e quindi saresti riduttivo. E anche noi abbiamo il nostro mente a cassettoni delle volte, siamo anche fatti a cassettoni delle volte. Comunque. Diego, senti, ecco Nicolas Palmer, grazie Stefano, non mi veniva il nome proprio Nicolas, ma in effetti Nicolas Palmer ancora adesso, malgrado siano passati probabilmente forse primi anni 70, avremo 75, va bene, quindi 45 anni, il manualetto di Nicolas Palmer, non so se tu Diego l'abbia mai letto, è ancora valido. Chiaramente bisognerebbe cambiare tutta la sezione. E dei giochi che lui consiglia, ma quello schema è vincente, secondo me, è molto chiaro. Tanto è vero che molti che hanno cercato di parlare di wargame hanno seguito quello schema. Diego, vuoi concludere dicendo qualcosa di questa carrellata del libro che rimetto per la live in evidenza? Vuoi concludere con una tua sorta di opinione su quanto abbiamo detto? Direi che è utile, soprattutto per, proprio per ricominciare con la terminologia, cosa ti puoi aspettare, Sì, e dà la cosa che abbiamo detto un'infarinatura. importante. E la cosa importante anche, come abbiamo detto, cosa ti aspetti dal gioco? Perché forse la cosa migliore da chiedere, sai, alle domande, no? Che periodo ti interessa, ma che cosa ti aspetti dal gioco? Forse questa è Sì. la prima domanda, non l'abbiamo mai fatta, neanche a me mi era mai venuto in mente, diciamo, di dirlo così brutalmente, ma è la domanda fondamentale, cioè, cosa ti Senti. aspetti dal C'è gioco di cui Gabriel non che vuoi ti sta giocare? dicendo, Diego, spedisco? Gabriel, beh, penso che comunque, ti ripeto, io e Diego abbiamo fatto anche le critiche al tuo libro, però lo promuoviamo sicuramente perché, come diceva Diego, è un ABC, dà un'infarinatura, certo ci saranno tanti altri volumetti, però questo è fresco, è nuovo, visto con gli occhi di un novizio, fra virgolette, uno che si è affacciato negli ultimi anni, quindi complimenti Gabriel per questo volumetto. Diego, ti Va ringrazio. bene, ti Diego sarà di saluto, nuovo Mauro, con per tutti. noi. Tu stai sempre online sul podcast, ma poi alla fine sarai con noi di nuovo martedì prossimo, sperando che martedì torniamo al sistema BAR, perché Diego, quello che vorrei fare con te la prossima volta è fare una mossa sulla mappa e cercare di far capire il sistema BAR, non tutto in una puntata, ma a piccole dosi, anche commentandolo. Perché il sistema è così e perché ti rappresenta questo? Sempre allacciando opinioni, storia e sistema di gioco, ok? Questo lo vorrei fare con te a partire sin da martedì prossimo. Quindi piazzerò BIR
e proviamo a insegnarlo, dato che secondo me, come dici sempre te, che sei il primo sostenitore, merita. Diego, Va grazie, bene, ciao. stacco di nuovo, un abbraccio e ci sentiamo presto. Ciao Diego. Ciao. Ok, ho chiuso la comunicazione con Diego, saluto anche Enrico Sirola che abbiamo superato in effetti l'ora, siamo già a 70 minuti, siamo stati un po' prolissi. Vi ricordo domani con Storia del Wargaming Italia con il nostro grande opinionista Paolo Rodolfo Carraro. Beh, potevi portare all'asta la tua copia del libro di Nicolas, Paolo, perché è sempre un'ottima lettura. Gabriele, sai che siamo con noi, comunque ecco, questo è il libro di Gabriele che faccio rivedere anche in diretta e già vi faccio vedere il piccolo gioco sulla Prima Guerra Mondiale che presenteremo giovedì con Ronald Peschiani sulla Prima Guerra Mondiale. Concludo la diretta, vi saluto, vado a chiuderla, non so se ha tenuto bene online, spero di sì, vado a chiuderla, ciao. E chiudo anche il podcast, me la sono dimenticata, sarà per la prossima asta. E ciao a tutti ragazzi, una breve 30 secondi di sigla, poi chiudo anche il podcast di Giannizio Nero. Ci vediamo domani, grazie per la compagnia ragazzi, siete sempre splendidi e per me è sempre un piacere. Ciao, a domani.